Mercurio, vieni avanti. Ah, beh. Scusami se ti ricevo così. Ma no, ma lascia stare, ti pare questo il posto per fare cerimonie. Siediti pure. Lì? Laggiù. E dimmi, come va questa faccenda dei terreni? Dunque, il progetto è pronto, è quasi approvato. Praticamente potremmo cominciare a costruire anche subito. Ma c'è un ma gravissimo. Dunque, lei si ricorda che come risulta dal mio rapporto e dalla pianta legata, al centro dei nostri terreni s'erge una villa chiamata... Come, come? Lei si ricorda che al centro dei nostri terreni s'erge una villa chiamata... Si erge! Stai attento alle consonanti, Mercurio. Si erge una villa chiamata La Troica, eccola qua. Ora, questa troica è stata affittata al signor Ettore Lofusto. Sì. Beh, sto Lofusto. È un mascalzone. Ah, sì? È un mascalzone. Non si vuol fare espropriare. Ha capito che i terreni ti interessano e non molla. È un duro. Un duro? Sì. Ma proprio così duro? Ma duro, duro, ma duro. Ma tanto duro che tu, anzi, noi, non possiamo spezzarlo. No, non possiamo. Guardi che io non volevo crederci, sono andato lì per fare il sopralluogo e giunto sul posto dove si erge, la villa, mi sono reso conto di quanto l'impresa sia ardua per noi, perché sto Lofusto nella villa ci ha impiantato un'industria. Un'industria? Di che cosa? Carni in scatola? Di carne, sì, non proprio in scatola. La Troica è una villa molto accogliente, che riceve degli ospiti di riguardo per delle seratine, diciamo così, un po' particolari, roba di classe, si capisce, paletti rosa, verdi, di tutti i colori. Circondata com'è da alte mura è molto difficile penetrarvi, anche per la polizia, a meno che non partecipi anche lei al balletto. Pronto, Ettore, è arrivata una Jaguar. Un momento che guardi i prenotati. Sarà l'armatore di Genova. Eh no, Cici non arma più da un pezzo. Appunto. Sua eccellenza l'onorevole no. E quelli viaggiano con la Fiat ministeriale. E chi sarà? Il Papa. Il matto. Cavallo di denari tra il Papa e la torre spaccata. Io non mi fiderei. Ah, Cassandra, ma allora ci hanno ragione se ti chiamano Scocciandra. Ma ci fai lavorare? Lavoro. Ma Politano, guarda un po' che targa c'ha. Canone né Città del Vaticano, né San Marino. Aspetta. FDM. E due stellette. FDM, che significa? Figli di mignotta. E che sono targati adesso? Beh, certo. Vero, c'ha due stelle, dunque deve essere importante. Ah, eccolo lì. Il Conte Mercurio. Cliente, via libera. Questo Ettore l'ha organizzata bene la sua troica. E pensi che il giro complessivo rende ai Lofusto un fatturato netto di una decina di milioncini al mese. Alla faccia, dico, possibile? Eh sì, perché vede, Eminenza, lei deve pensare che ogni singola prestazione delle ragazze della troica... Delle troiche? Sì, insomma di quelle lì, è una botta di 200.000 lire a botta, come risulta chiaramente dalla mia nota a spese che lei può controllare al netto di IGE. 2 milioni? Lei deve pensare, Eminenza, che ogni volta che io sono andato lì io ho dovuto consumare. Mercurio, sono il tuo confessore, pure queste marchette, dico, queste indagini, tu non me le hai mai confessate. No. E poi, scusa, dici di non essere capace di liberare quel terreno. Tu che hai infinocchiato governi, partiti, sindacati di destra e di sinistra, se è questione di pagare, bene, paga! Sì, ma non è solo questione di soldi, Eminenza, c'è anche la questione delle foto. Quali foto? Ettore Lofusto c'ha l'hobby di documentare fotograficamente tutte le visitine che gli ospiti illustri, vero, compiono alla troica, e i negativi lui li tiene in cassaforte, così se noi lo cacciamo via dal terreno lui caccia fuori le fotografie. Prego. Oh! Eh sì, purtroppo sì, è proprio lui, sì. Sì. Oh! Lui? Sì, presidente, sì. E quest'altro? Vecchio? Vecchio, ma ancora... Ah. Beh, si vede che... Gero Vital, sa. Ah! Camerlengo, sì, anche lui, purtroppo. Dio! Capisce che è uno scandalo che tocca anche il governo. Oh! E anche il Vaticano, Mercurio! Mercurio, ma cosa dice Mercurio? Mercurio, dica Lofusto, Lofusto! Mercurio. Caro Mercurio, le colpe degli altri ricadono sempre sopra di noi. E lo so, purtroppo, quando si fa un mestiere come sua Eminenza bisogna avere il coraggio di tagliarsi via tutto. Ma cosa dici? Chiedo venia. Mercurio, oggi non sono tempi di rischiare scandali. Come ti muovi, sbagli. E poi c'è il divorzio, il celibato dei preti, il concilio. Sono tutti là col fucile puntato. Ma se per quello il fucile ce l'abbiamo anche noi, sa, Eminenza. Ma quale fucile? Ma sei impazzito? Ma insomma, vogliamo farlo questo affare dei terreni, sì o no? Ma sì! E vogliamo far perdere 20 miliardi al nostro mio istituto? No! Oh, e allora lasci fare a me, perché un'idea io ce l'avrei. Quale? Alla periferia dell'Eur.
Serze. Un piccolo hotel che si chiama I Due Re, roba di terza categoria che si spazza per motel. In realtà affitta, come si dice, le camere a ore e anche a mezz'ore. E il benzinaro si è addormito, ho chiuso dentro. Ah no, sono 10.000, no 5. Ma se quelli mi hanno detto 5.000. 10. 5. Ah, oh, questo m'ammazza! Sormenelao! Che è sta cosa? Calma, che? Cos'è questo tono nel mio locale? Ah. Questo è un locale di prima categoria, hai capito? Prima categoria. Fermo. Questa è una fogna. Fermo con le mani. Ma è un letamaio. Non ti permetto di mettere le mani. 5.000, me lo ha detto quel cretino di tuo fratello. Hai capito? Possa via. E ora va bene, ora vediamo di informarci per capire come stanno le cose, se bisogna. Uè, Agamennone. Oh, ma che gli hai detto 5.000 lire a questo? No, io ho detto sulle 5.000. Ma poi che il locale è tuo, mica è mio, i prezzi li devi fare tu. Ma insomma, ma è possibile che me lo devi ridurre un cimisaio? Questo è un locale di prima categoria, lo vuoi capire? E ti metti sempre in mezzo, me l'hai fatto diventare una cloaca, un cesso è diventato. Io voglio conservare uno stile. Se è per questo anche 2.000 lire. Dai zitto, cretino! Allora, me dai sti soldi e te ne vai? Io non ti do più neanche le 5.000. E se dici un'altra mezza parola, ti strozzo. E chi sarai mai? E ce sai metti? Lo sai che le donne il semenano ne manco con un fiore? Er fiore, in caso mai, gli se offre. Che carino. È vostro, fate già la coppa. Quello è Achille, un ciclone scatenato. E Achille è Patroclo, voi. Detto cloclo. Date che non posso... E Achille, Achille, anche lui è un pochino... No, creda, quello è regolare. Solo che va a corrente alternata. E una poca a vela e una poca a motore. Mi spiego? Interessante. Voi permettete? Io sono Ulisse. Piacere, Mercurio, Mercurio. Servo vostro. Volete bere qualche cosa, dottor? Conte. Scusate. Conte, posso offrire qualche cosa? Un whiskettino, Ulisse, Prici. Magari. Nella fretta si è vestita solo sopra. Elena. Elenuccia. Piccipocchio. Non mi chiama Piccipocchio. Elena, detta Tacca d'Oro. E quanto? Quella è fuori commercio, signor Conte. Quella è la moglie di Menelao. Menelao? Un padrone. Quello qui. Sei un cretino. Dove sei stata? Diciamo che sono stata dal dentista. Ci credi? Tu mi tradisci. Non ti si può nascondere niente. Ma certo che ti tradisco. C'ho un sacco d'amanti. Ancora non l'hai capito. No, andiamo, Elena. Non scherzare. Dimmi la verità. E va bene. Vuoi sapere se sono stata a letto con qualcuno? Ci sono stata. Aio. Come ogni giorno. Ma cosa zappa la testa quello là? E corna. Ah. Non sei un uomo vero, non hai polso. E poi piantala con questa gelosia assurda. Io ti voglio bene. Sì, bene. Ma non servi. È troppo innamorata. Signor Conte, quella va per fusti. Fusti? Lo fusto. Che dicite, signor Conte? No, mi piacerebbe conoscere quel padrone, quel Menelao. Signor Menelao? Qua c'è stato un conte per voi. Menelao Due Re. Molto piacere. Signore Agamennone. Agamennone. Mi piace il nostro locale. Sì, localino interessante. C'è un interessante. Un filo streccato, direi. In che senso, scusi? Ma non so se sviluppano. Sì, lui che è debole, Ma perché? Ma lui... Vuoi dare un'occhiata? Sì, facciamo subito zero. E allora per di qua? Insomma, qui state, dico, in una posizione che è oro. Hai sentito? A un passo dall'aeroporto, tra un jet e un zumbo, industriali e commenda potrebbero venire qui per un riposino erotico. E invece voi ve la fate coi camionisti.
Ma dico, ma voi conoscete la troica, naturalmente. Sì, sì, il locale dietro lo fusto. E come no, quelli sono in cinque, hanno fatto i soldi. La troica è di classe, signor Conte. Ma che sta fa schifo? No, per carità, signor Conte. Sapete che Ettore lo fusto con la troica tira su qualcosa come 30 testoni al mese? Pazzo. Hai capito che forze questi figli di troica? No, niente forza, signori. Questione di organizzazione. La nostra. Ah, sì, perché lei ama, insomma... Certo. La merce e la protezione che noi passiamo alla troica, potremmo passarla a voi. A proprio passare a... Certo, perché no? La nostra organizzazione è rappresentante di tutto il mondo. Le pupe ci arrivano direttamente dal nord e noi le smistiamo verso il Medio Oriente. Noi? Ma per culo? Ma da quando? Ma no, Eminenza, ma cosa ha capito? Stavo ripetendo quello che ho raccontato a loro. Oh, meno male, mi stava prendendo un corpo. È una balla che ho raccontato a Rebecco e a Resegone. Rebecco? Chi è Rebecco? Perché Rebecco? Sono i soprannomi che sono dati ai fratelli due re. Menelao e Rebecco. Rebecco per via dell'attività della moglie. E Resegone? E l'altro, Agamennone. Ma perché Resegone? Resegone, che? Okay. Sai mica idea? Ti posso informare, però? Sì, ma tu stai parlando a Rebus, ma conclude, veniamo al sodo. Sì, dunque, io voglio, in poche parole, che al posto nostro, a far slozzare Ettore lo fusto dai terreni che ci interessano, vadano quelli della banda dei due re, capisce? Sì. Ai quali io ho fatto intravedere la possibilità di appropriarsi della troica. Ma Mercurio, ma che ci mettiamo a giocare a gangster? Ma che giocare? Ma altro che giocare? Ma guardi che i due re sono spalleggiati da Achille. Ma lo sa che quello lì mo se si incacchia. Ma Mercurio? Sì, insomma, volevo dire, se si adira, quello lì è proprio un vero ciclone, sa. Ora io vorrei che lei ponesse un momento la sua attenzione ai movimenti extraconiugali della signora Elena. La pongo? Ecco, allora supponiamo per un momento che Ettore Lofusto venga a sapere che la moglie di Menelao piace molto a una personalità particolarmente illustre. Non so cosa farebbe secondo lei. Oh, quello che ha sempre fatto lui, il mezzano. Ecco, per farlo muovere basterà fargli sapere che la personalità particolarmente illustre è forse, per esempio, lei. Lei chi? Lei, Eminenza, lei. Da retro, Satana, ma come ti permetti, brutto zozzone? Ma Eminenza, ma cosa pensa? Ma si tratta soltanto di farlo chiedere a Ettore, non ho mica detto che lei deve veramente... Ho capito, vorresti pure propormi di fornicare? Ci mancherebbe, Elena, solo un pretesto, il pomo della discordia. A noi basta che la rapiscono, si scatena la guerra e tra i due litiganti il terzo gode. Si ricordi di quelle foto, qua ne va di mezzo la salvezza stessa del paese. Ma basta così! Per prendere una tale decisione ho bisogno di molto raccoglimento. Sì, sono io, lo fusto Ettore. Come? Ah, mi dica, Conte Mercurio, in che cosa posso esserle utile? Chi è? Sì. Fatti dare la parola d'ordine. La parola d'ordine. Mi scusi, signor Conte, aspetti un momento. Obbedisci! Papà, vattene a leggere un libro laggiù, che c'è più luce. Il duce? Il nuovo duce, siamo vattene, pronti. Vattene, t'ho detto, vattene. Mamma, Cassandra, venite stato. Qua. Ma no, ma mamma! Guardatele giù! Portatelo via! Quante volte l'ho detto che papà non deve stare qua? Ma ma che lite? Qui non è mica un casino come quello che c'avete in Etiopia. L'impero, la casa del rendezvous. Qui ci viene solo gente di classe. C'è un federale che ti sta aspettando. Scusi, signor Conte, scusasse, sono a sua disposizione. Mi rivolgo a te perché so che mi posso fidare. È una cosa riservatissima. Beh, si tratta di un personaggio molto su, sai. Su. No, sali. Guarda, molto più su di quello che tu ti puoi immaginare. Chi? Giove. Lui, il cardinale. Stai zitto, cretino. Non ci deve nominare mai. La riservatezza è la nostra forza. Il segreto professionale è un'arma potentissima che ci porterà molto lontano. Proprio per questo abbiamo raccolto qua dentro foto e negativi che se ce l'avesse qualche politicante sarebbe già capo del governo. Ma il cardinale che c'entra? C'entra. Ora ci viene proposta un'occasione che è la migliore di tutte quante le altre. Basterà procurare all'illustre personaggio la bella Elena ed entreremo nel giro internazionale. Allora che si occupa del rapimento, eh? Tu, Paride? E che se no? Cosa già fate? La signora non è insensibile al mio fascino. Sono anni che mi fa l'occhio languido. Sarà sufficiente una mia telefonata. Sì, però se gli rapisci la moglie, Rebecca e Resegone sicuramente reagiranno. Ma noi siamo cinque fratelli. Una coppia contro una scala reale. Partita vinta e
Sì, ma tu dimentichi Achille e la sua banda. Quello è amico dei due re. Ah, certo. E se gli piglia il prurito al tallone, quello cosa da pazza fa. Lo elimineremo. Coltello, bomba. Lo para. Figurati, per me, se lo dobbiamo far fuori, sono d'accordo. Io però alla fin me la devo pensare. Sono uno specialista, tocca agli altri. Basterà pagarlo. Ah. La Sorcoso, ma che ci volevo fa notte? Ma te vuoi muove? Che te sei sciorto? Mi si è ingasciato il fenascino, vedi se puoi aggiustarlo, eh? Vabbè. Croclo, che c'ha da fa oggi? Beh, oggi c'è il parrucchiere. Beh, d'ampleto ci vai domani, eh? Oggi devi fare un lavoretto speciale per Achilletto tuo. Senti, ci so due pollastrelle in arrivo da Perugia, cri cri e bri bri. Vabbè, roba fine, eh? Non sbagliamo. Non sono le solite strapponcelle. Ora tu te ne vai defilata al capolinea delle corriere e le porti qui. Ma che ci famo con due donne? So la fortuna nostra, Croclo. So due sventole da 50 sacchi, non so per Agamemnon non è menelao, so per noi. E piazziamo a Via Veneto, eh? E qui potevo pure chiudere bottega. Dai, a Croclo, falla via, dai. Oh, ma... Pronto, Ettore? Achille ha fatto venire tua picciotta da Perugia. Se vuole mettere in proprio, potremmo cambiare il piano. Hai capito, eh? Senti cosa deve fare. E valla a riconoscere, in mezzo a tutta sta concorrenza. Quella è una faccia da professionista. Ecco, ti piace Roma? Mm-hmm. Carina. Tutta qui? No, vieni con me che c'è un altro pezzo. Scommetto che le signorine vengono da Perù. Ma perché? Secondo voi sarà proibito, Cocco? Se siete una guardia, intanto qualificatevi. No, no, io sono quello che vi devo accompagnare. Ah, davvero? Io so Bribri e lei Cricri? Mm-hmm. Perfetto. Accomodare. Che bella macchina. Toh, mettiti lì. Lo posso troppo là? Prego, si accomodarsi. Adesso non ci portate? Prima regola, non fare mai domande. E c'ha ragione lui. Tu parli sempre troppo, Cocca. Beh, qualcosa avremmo da sapere, sennò che facciamo? Le marchette fate. Al resto ci penso io. Vai vedere che c'è stato lo sciopero dei battoni? Discende, Jubel, presto! Datemi il tempo, Cocco. E lei non viene? No, entrate lì e chiedete dei fratelli 2C. Dite che vi manda... Chi ci manda? Dite che vi manda l'organizzazione. Ah, l'organizzazione di che? Loro caperanno. L'importante è che restiate al motel in attesa. In attesa di che? Minchia, quante domande. Stasete, stasete. Balli un po' a capi, sti romani. Entriamo, va. Che schifo. Aspettavo di meglio. Bellude, Cocca. Ci sarà l'acqua corrente? Speriamo di sì. Certo che dopo questo viaggio col postale ci aveva proprio bisogno di darmi una lavataccia. C'ho le mani tutte zotte. Anch'io. Signore, scusate, a chi volete? I fratelli due re. Ah, i fratelli. Ah, e chi comanda? L'organizzazione. Eh? Ah, l'organizzazione. E c'è un dito d'aspetto qui che dopo ci piazzano. Va bene, accomodate un po', che ora faccio una telefonata a Mercurio perché controllo, eh. Controllate un po'. 5, 6, 7, 8. I tenete tutti in un mai vista. Pronto? Ah, pronto, chi parla? Pio Istituto Misericordioso. Come avete detto, scusate? Pio Istituto Misericordioso di Assistenza. Ah, va bene, sentite, ma sta là un certo conte Mercurio. Sì, chi lo desidera? Oh, mamma mia bella, ma allora l'organizzazione è roba... scusate, Vuccirilla, sentite un poco. Che tipo era quello che va accompagnato qua? Uno vestito come pare Van Becca morto. È tutto di nero. Ha già capito tutto. Ah, io te sconocchio! Te rompo, Croclo! No, Achille, no, te lo giuro, non c'erano. E sapete che non sono venuti, Achille, Ma che mi vuoi far passare per imbambito?
Le hanno messe sulla corriera. Non possono essere sparite. Ma che fai? No! Tira fuori la verità o te tiro fuori le budella. Io non mi sono giù a chi? Io non so niente. Mo te faccio vedere chi è Achille. Parla o te schiaccio come un bagarozzo. Achilluccio mio, devi all'ernia. Non te muove, che te schiaccio dopo. Pronto. Qui parla Achille, lì chi parla? Un amico. Se voi cercate le due ragazze venute da Perugia, sono dai fratelli Due Re. Dai fratelli Due Re? E come ci sono arrivate? Ah, che? Le hanno fottuto, eh? Ma sono amici miei! Pronto! Pronto! Chi era? Non lo so. Se è uno scherzo, te sdereno. Ma se è vero, te chiedo scusa e sdereni i Due Re. Patroclo, muoviti! Vengo. Ciao, Menè, io vado dal dentista. E dalle col dentista, e poi che fai? Ci vai così svestita? Non sei indecente? Ma come? Ma se sono addirittura vestita da uomo. Un taglierino nero, c'ho pure le maniche. È più seria di così? Gli uomini c'hanno i pantaloni. E a me mi tirano dei cavalli. Ma tu senti che discorsi? Poi giri di giro e le metti sempre come fa comodo a te. E tu hai il complesso del sesso. Pensi sempre soltanto a quello. Io sono vizioso. No, tu non sei vizioso, tu sei proprio uno zozzone. Non t'ho mai sentito dire che c'ho begli occhi. Pensi solo alle cosce e alle natiche. Sì, sì, quelle mi piacciono. Ma una donna c'ha pure bisogno di un po' di sentimento. Ed è questo che io cerco negli altri. Sì, ma gli altri le vedono le cosce e le natiche. Tu te devi liberare da sto complesso, sì. Come ho fatto io. Devi buttare via tutte le inibizioni. A quella cosa si deve pensare solo al momento di farla. Sì, solo al momento. E bisogna farlo ogni volta che capita. Allora. Che mi fai fare un poco, eh? Faccio il super maschio ora. Signor Menelao. Che c'è? Ah, è Ulisse. Scusate, che state sveglio? No, sto dormendo. Ah sì, beh, facite pure con comodità. E poi dicono che vengono gli infarti. Signora Agamennone. Succhietto indeformabile Chicco, in gomma morbida, non irrita la bocca e non cambia forma. Ma Chicco pensa proprio a tutto. Signor Menone? Signor Menone. Signor Menone. Mio amore. Che vuoi? Facite un bresso, a Bascia ci stanno due guaglione. L'ha mandato il conte Mercurio. Mercurio? Chi è? E come chi è? Mercurio, quello dell'organizzazione. Ah. Signora Agamennone, quella è roba di preti. Ma che dici? Ma che sei uscito pazzo? No, 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 io adesso ci ho parlato. Sono due piccirelle. Roba fina. Tipo troica, insomma. Hai avvisato mio fratello? Sì, ma non può venire perché sta occupato un momento con la signora Elena. Beh, quello è meglio che approfitti finché la trovo libera. Eh già. Andiamo, va. Posso offrire qualche cosa? Un punto MS? Non stando le becco e le secone. No, veramente non volete bere niente, no? No! Ci ho avuto una soffiata che sono venute qui due ragazze di Perugia. L'hai sentito di niente tu? Io? No. Ovvero sì, ma si tratta di una faccenda molto delicata. Ah, davvero? E mo te faccio vedere quanto sono delicato io. Croccolo, via qua! Andiamo ragazzi! Andiamo dai mezzo! Dove stanno? Ma lo avete nascosto? Parla carogna, dove stanno? Fammi vedere dove stanno! Dai! Io da due fratelli ne faccio quattro! Capito? Capito?
Eccole, indostanno, ste tu zoccolone. Achille? Guarda un po'. Almeno bussate. Non ti preoccupa che mo cominciamo a bussare, pure forte. Achille, e non sapevo riconoscere. Ma si può sapere sì, che si può sapere. Avete cercato di fregarmi le donne mie. Chi frega chi le rimane fregato, chiaro? Ma di quelle, no? Già, quelle. Lasciamene una, Achille. Questi hanno fregato pure a me. No. Voi sistemate la baracca, questi ci penso io. Andiamo ragazzi, questo può far duro davanti a quei travestite. Ma chi sono quelle due? Dopo te lo spiego, è una cosa molto delicata. Te voglio svitare la capoccia. Achille, senti, guarda che ci deve essere uno sbaglio. Certo, e l'avete fatto voi. Avanti, vestitevi voi due e venite con me. No, per me, non gli date retta. Vabbè, mettetevi d'accordo, cocchi. Per me vi porto via pure nude dopo che ho sistemato questo. Achillino, Achillino, senti. No, ti volevo dire. Ora, le ragazze non si possono muovere di qua. Togli il dito. È una faccenda molto delicata. Si tratta di preti. Non sento chi si sposta. Sorete, si preti, vi mettete pure a sfotta adesso. No, per carità, e domandalo a loro. Chi vi ha mandato voi qua? L'organizzazione no, ci hanno detto che avevamo sì, da aspettare. Certo, avevamo da aspettare il consiglio. Zitta! Zitta, ancorno! È ora da parlare invece! Che cavolo sarebbe questa organizzazione? Solo a nominarlo si rimane fulminato! Allora abbiate questa scossa! Io non c'entro e non ci voglio entrare, però con me avete chiuso. Ma chi ha chiuso? Che noi dice? Abbiamo chiuso, è per sempre! Ma io che t'avevo detto? È stato un giochetto. Sì, ma loro ci sono mica divertiti da. Arrivederci a tutti e scusate il disturbo. Mamma mia bella, l'ira di Achille. Ma perché? Non lo so. Muovetevi. Fai proprio bene a lasciargliele qui. Quello non so com'è, ma sono entrato in un giro che me puzza. Ma sti due devono da stare attenti perché se mi hanno raccontato una fregnaccia io li screcino. E tu che c'hai da ridere, caccoletta? La sveglia! Signora Gamennone! Ma calma, qui! Signora Menelao, dica qualcosa! Dove sta? Porca zozza, che volo che sta facendo! Non me ne ha detto niente, ha detto non me ne. Oh, ma che è successo? Ulisse! È passata Achille. Ma io ho preso un impegno, qua deve venire una persona importante, ma signora, guarda che macello, rimettete un po' a posto. Signora, guardi che Menelao sta là e quasi non c'è più. E io faccio più schifo. No, no, non lo toccate, lasciatelo là, lasciatelo dove sta. Hanno fatto fare un volo. Che forse è meglio. E che volo, ma... Ma chi mi ha spinto a me? Pronto? Signora Elena, pari dello fusto sono. Paride, finalmente, si è fatto desiderare. Uomo desiderato, uomo amato. Mi concede un detto. Ma con piacere. Oggi alle 6, mi viene a prendere? Volando, perciò. Tu, Coco? Contestone, prova con la respirazione bocca a bocca. Sì. No, no, tranquillo. Che mamma che... Ah! Oh, ma che macchina sarà? E che è sta rimbulticamento, Cocca? Guarda sti due burellini. Amo, basta, che ti faccio io. Guarda che accalpia, burro. Per una macchina come questa sale l'ombra. Prega. Berman, uno scotch. On the rocks, come dicono sempre nel carosello quelle della televisione.
Signora Elena, siete bella come una statua de mamma. Io arrivai ora con la mia potente Maserati, ma per via del traffico non potevi spingere a più di 190. Quanto scotch? Come? No, no, volevo dire quanto scotch, quanto whisky, semplice o doppio? Doppio. Su. Io modestamente tutto in grande faccio, come le dimostrerò nella fortunata combinazione di questo nostro incontro. Oh, che bellezza! E che facciamo? Una bella passeggiata. Come una passeggiata? Ma non si era parlato di un'altra cosa? Certo, quello dopo. C'è una bella sorpresa in serbo per lei. Mamma! Orellino, è cinnino lui. Ancora gli andano a nascere i capelli. Oh, scotch, grazie, signor. On the rocks. Thank you. Elena! Ecco, un'altra donna già mi sbandona. Scusate se mi trovate un po' in disordine, è vero, ma siccome sono scivolato con mio fratello, allora mi sono scusate, tutto fatto... Buongiorno. Ma che ti hanno fatto? Con la chi ho... tua? Con chi ho l'onore? Dicevo, di parlare, con chi ho l'onore, scusi. Ah, io sono Menelao Duere. Il marito della signora Elena, è vero. Il marito della signora? Io me lo può dimostrare? Beh, c'ho la patente. E poi, scusa, Elena, diglielo tu, no? Sì, è mio marito. E io sono il maestro di dizione, cioè ci insegno l'esatta pronuncia delle parole. Ce lo dica che stiamo andando alla televisione dove farà l'annunciatrice. Io conosco un onorevole e con una mia raccomandazione aggiunta al fisico che ha può anche fare la valletta a Padre Mariano. Fare la televisione? Non capisco come fare la valletta. Quando uno si interessa a me, tu pensi subito che ci vado a letto insieme, vero? Eh? Allora lo sai che ti dico? Stavolta ci vado a letto, sei contento? Non scherzare! Non scherzo per niente! Scusate, non vorrei far aspettare l'onorevole. Andiamo, dottor, metti al braccio. Lasciamo la rispetti, eh? Ma guarda, spiritoso, se no ciao, Menelao! E stia tranquillo che alle 8 io ci riporto la sua signora sana e salva. Mi raccomando però che siano le 8! Mi ci vorrebbe sua moglie, visto. Ti piacerebbe avvicinare? In modo mando. Ammazza, bella macchina. Si accomodasse. Puro lei, però. E mi raccomando, non fate tardi. Non c'è bisogno di raccomandazione. Un gentiluomo sono. Vado, l'introduco e torno. Dove va? Alla televisione, col suo maestro di dizione. Ah, perché Pari della Fusta si è messo a fare il maestro di dizione. E che c'entra Pari? Quello è Pari della Fusta, il fratello di Ettore La Fusta. Questa è una dichiarazione di guerra, l'hai capito? E quando capisci tu? Andiamo che bisogna bloccarmi. Andiamo, raccomandiamo, a piedi. Andiamo in garage a prendere la macchina. A prendere la macchina. Ma che sorpresa stavi a parlare prima, se può sapere, eh? Ancora un poco di pazienza, femmina vogliosa. E non mettete l'ara all'orecchio che mi fai perdere il controllo di te, non ti comandi. Ha cornuto! Come sei popolare. Elena mia. Dimmi una cosa piuttosto, ci conosciamo così poco noi due. Mi ami, eh? Cacetto, te amo. E te pare che altrimenti ti avrei rapita come ho fatto? Tu per me sei una porca puttana. Ma che? Mi ami solo per questo? No, scusami, mi sono espresso male. Tuo marito ha una 127 verde per combinazione. Sì. Guarda dietro. È proprio lui. E te pareva? Eccoli là, pigliali! Che strazio, sempre di dietro ce l'ho. Non ti preoccupare, picciotta. Pilota di Formula 1 sono. Partecipai anche alla 24 ore di Cefalù. Me coglio. Dai, che presto, raggiungiamoli, dai! Attento al camioncino rosso! E perché se era giallo, non doveva essere... Elena! Ah, c'è la roba! Ho messo la freccia, che vuoi? Mamma mia! Eccoli là! Pari di questi ce li piano, corri! Thank you.
sinistra. Gira. Sono schiacciato la lingua. Mi si stanno schiacciando i due orecchi. Eccoli! Qualcosa non va? Il dito pieno di sangue! Tranquillo, Menelao. Ora ci riproviamo. Ma stai a te! Scusa. Su. Vai, puoi andare, vai. Con quel gioco io puoi andare. Ecco, sei contento? Hai visto cosa hai combinato? Ma dai, che fa più Spider così, su. Fa più Spider intanto che le sono spariti. Finalmente siamo arrivati. Paride, paride! Oh, ma che fai? Ti sei impazzito? Ma questo ha fuoco, oddio, vieni, esploda, forza! Ma che è la bocca? Oddio, vieni qua, vieni, attaccala al piede, al piede, ecco, ma, ehi, che ci fai? Su, ecco, ecco, su! Oddio, che paura! Oh, che spavento! E prima la vicina non c'era, mio fratello che fa... Tutta questa innovazione, va, senza dire niente a nessuno! Ecco, vedi, va a piscina dappertutto, anche sopra i levati! Ma non piagni, adesso suoniamo! No, non c'è il campanello, bisogna bussare! Ma allora possiamo, c'è nessuno? Ehi, c'è nessuno? Mamma mia, ma guarda come ti sei ridotto. Sei tutto fradicio, bisogna che te cambi. Lei è sicuramente Elena. La stavamo aspettando. Va, finisce, lascia stare la signora. Lo sai che cosa riservatezza, ma è... Sarà ti levate di qua, vai piuttosto a sbarrare il cancello che presto arriveranno via. Se ne avanti a muovo, devo stare anch'io. Senti, questa è la casa? Shh. Attenzione, tolgo contatto. Silenzio assoluto. E adesso comincia il ballo. Ma cosa vuoi fare? Tranquillo. Se Ettore Lo Fusto non è un pivello, io non scherzo, in ogni caso troverà pane per i suoi denti. Il pane? Fuori! Oh, ma questa casa o è disabitata o dormono tutti? Non credo che Paride stia dormendo a quest'ora con Elena, ci avrà altro da fare. Oh, cosa vuoi dire? Chiudi il becco. Ma cosa vuoi dire? Niente. Comunque non è di Paride che non mi fido, ma di Ettore, il fratello. Ma io non mi fido di nessuno. Coprimi le spalle. Ma perché? Agamennone,
Anche a me, non è... Però decidiamoci a fare qualcosa, io rivoglio Elena. Va bene, ce la riavrai, Elena. Però adesso bisogna stare attenti a non fare passi falsi. Se no c'è il rischio che ci tagliano fuori dall'organizzazione, permesso. Ma quale organizzazione, scusa? Mi hanno distrutto il locale, hanno rapito mia moglie. Va bene, ma queste sono cose marginali. Marginali. Il fatto importante, il fatto fondamentale sono le due pupe che ci ha mandato il conte Mercurio. Bri-bri e Cri-cri? Certo. Le due bambole sono merce che scotta. Aia. Secondo te, perché Ettore Lofusto ha fatto i soldi? Perché? Chi c'è dietro a Lofusto? Chi c'è? Il Pio Istituto. Vabbè, ma insomma... Ma basta di fare il cretino così con la rivoltella! Cosa vuoi fare, il poliziotto? Ci abbiamo ragione! Questo mascalzone mi ha pigliato mia moglie e ora me la vengo a riprendere! Cretino! Suona il campanello... E chiamo a gran voce! Voglio Elena! Andiamo! Chi va là? Che cos'è tutta questa confusione? La vogliamo finire che mi innervosite la lupara! Beh, mi scusi tanto, forse io ho esagerato nell'alzare un po' troppo la voce, è vero? Ma è sicuro che la signora Elena Duerè faccia ritorno immediatamente a casa! E voi a casa come ci volete tornare? Tutto interi o con mezzo chilo di piombo in corpo? Se ne può sempre parlare. E vuoi parlare o no? Ettore Lofusto! Siamo i fratelli Duerè! Conosco solo Duerè, Rebecco e Resegone, siete voi? Ah no, Ora mi permetto di dire che abbiamo oltrepassato ogni limite! Ma è calma, che così non si può. Ma sto... sei matto! No, per carità! Lasci questa pistola! Ve ne andate, sì o no? La pistola in mano di chi non è pratica, è pericolosissimo! No, per carità, lascia! T'ha colpita alla testa? Alle spalle? Dove? Più giù. A me? Su, su, e niente, che quella non è una parte vitale. Ai, 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 ai. Siediti ai, qua. Oh, scusa. Mettiti accovacciato. Tira sulle gambe. Aspetta. Stai bene così? Non ti preoccupare che adesso ti porto dal professor Nestore. E chi è? È un amico mio. È bravo? È bravissimo. E non ce n'è uno più bravo? Questo è specialista. In che? In guli. No. 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 Parati. Vieni, andiamo. No. Sì, vengo. Parati. Ah, sei pulite. Parati, raffreddato. Sono venuto a tenere compagnia alla signora. Bravo, mezzaca. Chissà che cosa penserà di me adesso. No, per carità, signora. Sono un gentiluomo, conosco la sua onestà che è pari alla sua bellezza. Continuate pure. Forza Lofusto! Meno male, credevo che fosse già arrivato quel personaggio potente che tu vuole. Ma è davvero un uomo tanto potente? Altro che. Ma allora sarà alto, forte e bello. Non mica tanto. Ma sarà giovane. Non direi. Ma allora? Approfitta adesso. Ettore? Sì. Pare decaduto nell'acqua la febbre dell'ira. L'avevo detto che saremmo finiti tutti male. Cassandra, non sarai tu che porti iella. Di chi è quell'aperitivo? È l'olio di ricino del babbo. Pronto. Vorrei parlare con il conte Mercurio. Ah, è lei. Qui è Lofusto Ettore. Volevo dirle che la signora Elena Duerè è qui, a casa mia. Bravo, Lofusto. Ti farò poi sapere il giorno della visita di quell'altissima personalità. Speriamo. Dato tutto bene, insomma. Senza incidenti. No. Come? Sparato. Al marito. Ha sparato al marito. Sparato dove? Sparato dove? Ah, sì. No, niente. Ah, niente di grave. Tu pensa solo a trattenere lì quella signora, eh? Capito? Ciao. Qui ci scappi il morto. E l'avremo sulla coscienza. No, non si preoccupi, Eminenza, andrà tutto bene. Tutto bene, questo Lofusto mi sembra arzillo e vegeto. Ma che diavolo di piano è il tuo?
No, no, è vero. Resisti. Resisti, ma quando finirà questa tortura? Oh. Chi lo può dire? Niente, niente, su, su, abbasso. Su, su, bevete un goccino. Lo posso bere l'alcol? Adesso domando. Dottore, lo può bere un poco di alcol? Chi lo può dire? Ha detto sì, bevi, bevi, ma... Attenta. Dottore, ci saranno complicazioni? Chi lo può dire? Ma come chi lo può dire? Che razza di dottore siete? Quale dottore? Io sono avvocato. Avvocato? Hai fatto il dottore? E che dovrei fare? L'ingegnere? Oh! Per fare l'ingegnere basta sapere la tavola pitagorica. Un medico basta che sappia scrivere delle ricette indecifrabili. Ma io sono un principe del foro. Vabbè, ma quello fa l'avvocato, che me ne faccio? Ci voglio il dottore. Ma è bravo, è modesto, ma è bravo. E poi ringrazia di che ce l'hai come dottore, perché come avvocato facevo proprio schifo. Ah, sì? Sì, ti e beve che vado a telefonare a Mercurio. Oh, caro Agamennone, scusa un momento. Eminenza, Eminenza, sono io, Mercurio. Ah. C'ho al telefono i due re. Pronto? Cosa? Lo Fusto ha rapito tua cognata. Oh, che mascalzone. Cosa? Ha sparato tuo fratello. Mucca delinquente. Ma che faccia tosta. Ma guarda che bisogna reagire, sai. Ma devi reagire duramente per bacco. Quello lì è una carogna. Anzi, Agamennone, c'è una cosa riservatissima di cui volevo parlarti. Ma mi posso fidare di te? Certamente, signor Conte. Vi potete fidare ciecamente. Tanto più che io so chi c'è dietro di voi. Chi c'ha dietro, chi c'ha dietro? Il Pio Istituto, bravo. Mercurio, ma tu hai fatto il nome? No, io no. Posso dire. Le foto? Sì. Sentimo bene, Agamennone. Senti, dunque, c'è una roba lì alla Troica che non interessa moltissimo. Sì, è una cassetta che c'è lì. Una cassaforte, ho capito. E... Rigatto. Lei ha ragione, questo Ettore Lo Fusto è proprio una carogna. Signor Conte, Lo Fusto ha i giorni contati. Le ore contate. Diciamo i minuti. E voi volete attaccare la Troica di Ettore Lo Fusto con questo quattro scalzacà? Con questo uno, Mandrago, Frankenstein. E che schifezze non? Ha fatto dentro un'altra volta. Queste sono tutte scartine, sono una mappata di monnezza. Ma che ci vogliamo confondere, eh? E certo che se qua ci sarebbe quell'armadio di Achille con tutto quanto la sua banda, e allora sì che si potrebbe anche riprendere la signora Elena. Lo so, ma quello dopo il fatto di Bribri e Cricri, col cavolo che Achille è. Oddio, un tentativo si potrebbe pure fare, eh? Che tentativo? Con me, Achille, non ce l'ho. A Ulisse, cerca d'annattere perché si notte rinturcino le budella intorno al collo, fila! Ma stamma a sentire, Achille... I due re tengono delle buone carte, ma non se può giocare. Ne scusa, ma allora perché non te le giochi tu? Chi, io? Ma sì! Aspetta, va. Aspetta che mo salgo. Aspetta il logo, eh. Senti, si tratta di miliardi. È un'organizzazione internazionale. Ma che te l'hai capito o no? Ma che cacchio dici? E i due re non ce la faranno mai a levare di mezzo Ettore e i suoi fratelli. E tu invece sì. E allora, nell'organizzazione, il posto dei Lo Fusto lo prendi tu. E noi i due re. Hai capito? Mi sono spiegato. Achille, io sono pronto. Mo' mai rotto, eh. Aspetta, Achille, ma dove vai? Mannaggia pure a box. E le pedanie. Sto matto. Sembra con culo annanzi. Achi! Ma vedo proprio che sto non te ne che fare. Ah, guarda che ti sta colando un rimmel. Tu mi sa tanto che vai a finire male, sa? Oh, veramente? Aghi, alleva la mia, Achille. Scusa, c'ho l'impegno. Fatemi scendere! Ah, Maronna. Beh, Aghi, ma tu tieni ancora tanta voglia di continuare a truccare macchine rubate, sto schifo ai mestieri. Senti, ma tu non ti ci vedi, per esempio, spaparacchiato nella Troica, con tutti quelle belle guaglioni attorno, Aghi? Che dici, che dici? Io e Troiche tue me sbatto. E piantala. Ancora non hai capito, Achille non ci sente da sto orecchio. E non parlare orecchio tu, eh? Spiritoso. Senti, Cloclo, ti ha già parlato. Ma tu sai che i quattrini che uscissero da questo affare, che bella vacanza tu ti potessi fare a Capri. Tu e Achillone tuo, eh? Tutte e due, belle, abbronzate,
sotto sole. Nudi? Magari con uno slippino. Come due salamandre. Scalamandre, sì. Achille, senti. Hai sentito che ha detto Ulisse? Sarebbe bello, no? E non rompe, sgancia. Io credevo che ti facesse piacere. Ma tu te resta le fregnacce di quello. Ehi, Achille! Senti, io devo partire per 2 o 3 giorni, devo andare a consegnare delle macchine. Ma quando torno, se ti vedo ancora in giro, te faccio totò. Allora, niente da fare. Non attacca. Niente. Vabbè, vaffanculo, che. Clo-clo! Che c'è? Clo-clo! Andrà, porta il tallone. Ma sta attento, figlio mio, ti fa sempre male lì. E tu mi fai la palestra, vuoi fare footing? Ah, mi fa male. Stava buono, voglio. Che mo ci pensa Clo-clo tu? Che mi fai? Che ci do un bacetto? Ah, Clo-clo, oh, la riempio d'esplosivo liquido, ci metto dentro uno straccetto e faccio la molotov. Piano, piano. Il piano è stato studiato nei minimi dettagli. Seguite le mie istruzioni e non potrete sbagliare. Arriveremo via mare, dalla parte dove non si aspetteranno un attacco. Via mare? Sì. Ma come ci arriviamo? Io non so nuotare, eh. Con le barche, le vicine. Ah. Ce le darà il pescatore. Ne ho affittate 2. Dunque, la nostra arma è la sorpresa. Zitti e muti sbarcheremo qui, dove c'è un imbarcadero. Chiaro? Sì, sì, è chiarissimo, ma io non vedo Achille. Achille? Non ci sta. Buonasera. Ehi, fermi! Dove andate? A casa. Vuoi andare senza Achille? Oh, ma insomma, ma che vi credete che vi mantengo qua a bere e a mangiare per beneficenza? Non ci possiamo tirare indietro proprio adesso. Ma neanche andare avanti. Giusto, giusto un cacchio. Ma lo sapete che chiusa fra le 4 mura di quella villa c'è... Quella mignotona. Quella mignotona. C'è mia cognata. La moglie di mio fratello. Una donna. Una creatura debole e indifesa. In balia di gente senza scrupoli, in mano di uomini spietati che non esiterebbero un solo istante a passare sul corpo della madre, assetati di sangue come sono. Figuriamoci se non passano su quello di Elena. Sono pronta la moto? Sì, sì, mio generale. Allora, avanti a tutta forza. Avanti a tutta forza. È questa tutta la forza che c'ho. Criminale Mandrake, voi due al cancello per l'azione diversiva. Da soli? No, ma voi manna John Wayne. Emma Belli, su, su, andate. Contestone Frankstein, con me, portate la morto. E io? Tu resta qui, guardaci le spalle. Ah, questo non serve a niente. E Veronica copro commendatore. Invece in questa un commendatore copre Cicci, però mi pare buona, sì, sì. È un fornito e manisso. Sarà senza portafoglio, ma... Non pare. Ah, che il diavolo. Sì, sì, pronto. Qui succede una disgrazia. Ha parlato allegria. Un giorno o l'altro te ne brucio quelle carte. Che c'è? Una sotto moto! Tavola, sotto terra! Sotto tavola. Addio, fratelli crudeli! Che succede? Avete perso qualcosa? Papà, a terra! Catastrofe imminente! Ah! Il ponce deve essere in fiamme, ma la Coca-Cola ghiacciata. Si è spenta. Ma c'è il tappo. Ah,
Coca-Cola, Ci attaccano! Oh, ma... certo. Ma che schifo di molotov hai preparato? Ho seguito le istruzioni delle giovani marmotte. Vai ad avvisare gli altri, che quelli aspettano il botto per sparare i petardi. E prepara le corde. E non mi stare dietro che mi rende nervoso. Elena, sei sicuro d'essere guarito? Sicurissimo sono, sì. Lo sai che non è poco quello che mi aspetto da te. Ma di più, Elena, sì, di più. Parede! Bene, ci attaccano! Vengo, sì. Oh, e che mi lasci così adesso? Non ti raffreddare, Parede! Torno subito. Vengo, arrivo! C'è una serratura, quella porta, andare a morire ammazzati! Stanno sparando dal cancello. Tu sì. Pensa a papà e mamma, tu ai clienti e alle ragazze, voi due con me. Andiamo. Che fanno passare? Voi due, sì. Cercateli e come ne trovate uno, colpite. Bene. Bene. Tira l'attaccante, dai! Che succede? Ho sentito sparare! Oh, generale, anche lei qua! Calma, signora, calma, non è niente! No, ho sentito sparare! Sono fuochi a stare. Dove sarà la sua colonna? Insomma, io me ne vado! Chiaro! Dai, stringilo loro, forza! Eccoli! Carocchio, ma tanti, se sappiamo noi! Fai il palo, che sasso! Ma io il palo sai dove te lo metto, eh? Scappa, sì, scappa! Vai in mezzo a questa acqua inquinata! Beve l'acqua inquinata, così muore prima! Vegliacco fatoso! Io a piede, mi mando tutti a piede! Vegliacco fatoso, sei arrossierosiato! Ecco! Questa è partita! E muori! Minchia, di cartone sono ste barche. Ma chi è lei? Che vuole? Vedi chi c'è, il cognatino Resegone. Ma che ce fai qua? A te è inutile chiederlo, vero? Oh, Agamè, ma che sei venuta a farmi la predica? Guarda che da te non l'accetto. Tu avanti, caro. Non parliamoci in chiacchiere. Vieni, Elena, su, senza porre tempo in mezzo. Tu avanti. Qualche diritto ce l'ha, ma tu chi sei? No. Ehi, a che fai lì? Dammi una mano, no, aiutami. Che mi pare? Sono una donna libera. E perché fai me tocchi? Beh, un pochetto. Non morì, Ettore! Adesso basta, Lasciami perdere, sa, Ettore! Non starnazzare, bambola. La casa è circondata. I miei uomini sorvegliano ogni via d'uscita. Siete tutti nelle nostre mani. Il Lofusto... Ma chi è? Un Lofusto! I resti dei fratelli Lofusto! Io vi ammazzo! La verità, ero venuto a fare una visitina a mia cognata! Mi spacco, ve ne strucco! Signor Lofusto, mi creda! Possiamo parlarne civilmente! È una cosa che va a pianata! Scappiamo proprio che si sveglia questa energumena. Ammazza che botta. Ettore, l'ho ammazzato, mamma mia. Ettore. Non sei morto. Scusa, non l'ho mica fatta apposta. La volevo tirare a quello, Resegone. Famo pace, eh? No, ora non posso, un'altra volta. Ma come sarei battì un'altra volta? Ma allora indizio di famiglia, ma perché mi trattate tutti così male? Andiamo a dare una mano alle Segone. Sì, andiamo. Non vedete, Rossi. Fermo! Prima io! No, mi voglio! Andiamo! No! Andiamo! Scappiamo a Ettore, si è scatenata! Dove siete, vegliacca? Le polverizzo, ve le strongo io! Le barche! Sono scappate! Paride!
tranquilla, non è successo niente. Minchia, mi battevo le coglione. Paride! Che è successo adesso? Non sapeva, e non punto vitale fu colpito, anzi vitalissimo. Oh, poverino, ma... Elena. Sì. No, Signore, è tutto sistemato, calma, tornate su. Che sei ferito pure te da qualche parte? Che ti è successo? No, un chiodo nella scarpa. Un chiodo nella scarpa, poverino. Ma sai che può essere molto pericoloso? Un poco. Vieni in camera mia che ti disinfetto un po'. Alle barche! Al mare! Oh, io volevo detto che non sapevo nuotare! Ma che preoccupare, galleggi lo stesso! Tutti affogate, mi voglio dire! Nuotare, nuotare, nuotare! Io non mi seguo, non mi seguo perché... non saccio nuotare! Salutaci un bel po'! Essere! Lo fusto! Sto cretino qua. Lo sbarco di Anzio. La quinta armata voleva fare. Tieni, piglio tu zabbaioni. Ciao! Se quelle maledette bottiglie ballottate funzionavano, abbevamo la vittoria in bugno. Ma che stai dicendo? Che bofonchi! La vittoria in bugno, abbevamo. Dice che aveva la vittoria in pugno. È un pugno in testa, gli darei a quello. Quel forse è dato. Ci ha rotto tutte le bacche che bevamo a mare. Come? Le barche che beba babare! Ha detto le barche, ossia quelle che gli ha rotto lo fusto. Non penserà che le paghi suo fratello. Lei si mischia degli affari suoi, faccia la rammendatrice. Che rammendatrice? Io sono avvocato! Questo non risponde, non risponde mai. Ma perché non deve rispondere Ulisse? Ma che te so? Che te so? C'ho i brividi. Io lo licenzio, Voi sapete la storia degli Orazzi e dei Curiazzi? La conosco, sì. E fecite lo stesso. Risolvete tutta la questione senza laghi di sangue. Con un duello a due, un Orazzi a ca e un Curiazzi a là. Non ci sto. Un macello totale voglio fare. Eh sì, un macello. Il macello, signor Ettore, richiama sempre le guardie. E voi sapete che quando la questura ci mette un asarind. E poi guardate, qua si potrebbe anche esaminare la eventuale possibilità che l'Orazzi sia d'accordo con sto Curiazzi. Come sarebbe a dire? Venite a ca, voi sentite. Venite, non vi scomodate. Signor Ettore, io sono neutrale, nel senso che volendo potrei anche parteggiare per voi, ma non lo posso fare. Non lo posso fare così apertamente, si capisce? Nella mia situazione io sono un dipendente dei due re, Senti, facimmo l'ipotesi che Agamennone e Menelao non tenano coraggio. E io vi giuro un coppa all'anima, mamma, che quello coraggio non lo tenano, E allora... E allora? E allora voi sistemate tutto senza rischi e senza morti ammazzati, perché io vi trovo un Curiazio che potrebbe essere uno come a me. Oh no. Che io? Ma che Curiazzi? Se ci tieni, fallo tu. Sì, perché la moglie è mia. Questa è una questione d'onore. E se vuoi dare una spuntatina alle tue corna, devi combattere. Sì, in motocicletta tirando i coltelli. Ma scusa, si buttano via tanti soldi, paghiamo un sicario, no? Ma è un duello ad armi pari. Ognuno di voi avrà una motocicletta e tre coltelli. Su, avanti, fai una prova, su, dai. No, è troppo pericoloso. Ricordati che sei un due re. Anche tu sei un due re, cosa vuol dire? Sì, ma tu tieni il corno. Avanti, che ci vuole? No, motocicletta no. Paghiamo il sicario, ecco. Ma come faccio, scusa? Ma questa non è mica una pallottola nel sedere o un occhio nero. Qui si lasci la pelle. Una coltellata nella pancia non la curi mica con l'aspirina, la curi... Mica la curi. Quanto sei cavilloso. Vabbè, ma tu fai tutto facile facile, scusa. Signora Agamennone, signor Menelao, scusate, ma... Se volete, forse ci potrei provare io. Ulisse, ma che bravo, grazie. Se Ulisse, ecco il sicario, l'hai trovato. Ti aumento lo stipendio. No, a me, tanto per gradire, mi basta una piccola percentuale sulle nuove entrate. Accordata, è vero che sì, accordata, te l'ha accordata. Allenati adesso, Ulisse. Voglio vedere se riesci a colpire proprio qua, se ce la fai. Io credo di sì. Ci provo. Questo mi pare un poco troppo grosso, ma... Sì, quello è troppo grosso, ma prendi quell'altro, quello che... Quello lì. Ecco, chissà, è un po' che più piccolo, ma è bilanciato. È bilanciato. È pure bilanciato.
E non è che poi non prendi la mia e mi fai la cosa? Ma non vi preoccupate, fidatevi. Non ti preoccupare. Vai. Guardami! Le Molotov! Ecco dove erano finite! Ulisse, ma va a fangulo. Tu? Io? Ma che sogni? Ma come ti pensi di fare la festa a Ettore Lo Fusto? Cortile a Bucion? No, o cortiello. Guagliù. Un saccio, un duello è pericoloso, però se non perdo, posso anche vincere. E pensai che ci la città un sacco vuota all'amichetto tuo, Achille, di prendere in mano l'affare. Perché se batte, diventa padrone della Troia. Ma Achille niente, no, capatosta. Achille se ne parte con due, tre macchine rubate, e se le guida tutte lui. E come fa? E so cosa, è pazzo, no? Certo che la vacanza a Capri. Tu gli avevi pure detto. Certo, e come no? Tu e Achille, soli, coppe rocce, sotto sole, nudi, come le malasandre. Come le salamandre. I gaggi, le salamandre. Le salamandre, capito, clocclò. Va buono, va. Mi dispiace che ci rimetti tu. Pazienza. Ci ho rimesso sì. Senti, se mi volesse prestare un momento a motocicletta tua, me ne vaga a fare sto duello. Non fa niente, non fa niente. Vorrà dire che me ne andrò con questa carretta mia. E se vinco però io a Capri, non ti porto, Ulisse. Ma che vuoi ancora, Auli, sta a sentire. Che ne diresti se ci andassi io al posto tuo? Ma che posto, scusa, non ho capito. Ma il duello con Ettore, no? Ca motocicletta son drago, col coltello son fenomeno. Lo sai, Nerione sei il meglio di tutti. Sì, che sei il meglio di tutti, questo lo sappiamo tutti. Ma che c'entra? Per carità, non posso. E poi voglio, io tengo una dignità di femmina. E poi che direbbero i due re? E quando torno marito tuo, Achille tuo, chi lo sente Achille? No, lascia fa, per carità, lascia fa, non è cosa. Ma di chi hai paura? Tanto vengo io e tutto s'accomoda. Voglio fare un regalo a Achille. Io... Voglio, se proprio insisti, va, tranquillo. Come te, mezzanotte, vuoi andare via? A quest'ora i connute dormono, tu perché stai sveglio? Sei tu, a piedi. Non vi allarmate, lo so, certo, dovevo essere io a battermi, ma guardate qua, guardate, la macchinetta del caffè express, ma scorticata a mano, lo tengo l'ossa fuori, forse taglieranno, che dolore, mamma mia. E chi viene al tuo posto, Rebecca o Resegone? Quello che viene, diceste che è tutta una convenienza. Ma sì, gliel'ho detto, ma che maniere con un mutilato. Anzi, io vi ho trovato ancora di meglio. Il vostro avversario si chiama Cloclo. E non dico altro. E chi è questo Cloclo? Ma che modi, ma questo è pure il vestito buono. Ma facetevelo dire a vostro fratello chi è Cloclo. A quest'ora avrà già pure controllato. Pronto a chi parla? Sì, Agamennone. Sì, ho verificato. Qui tutto a posto. La moda è regolare, tre cortiere industriali, niente corazze. Facetemi un favore, passatemi un momento il signor Polite. Ecco qua, avanti, domandateglielo a lui chi è Cloclo. Forza. Sì, sono io. E chi è questo campione? D'accordo, l'avete avvertito. No, non avvertito, invertito. Sì, una checca, insomma. Credo che puoi andare sul velluto. Per il resto ho controllato tutto. Tre coltelli nello stivale adesso, nessun'altra arma. Come fa? Niente coraggio. Ma ti fa bene. La moto non è truccata. Tieni, Cloclo. D'accordo, passa e chiudi. Allora, siamo d'accordo sulla limitazione del campo? D'accordo. Allora, duro, eh? Insomma, così. Come sto? Sei bello, Cloclo. Se mi vedesse Achille. Menelao! Vieni qua, ti cambio il tampone. Ma che sta succedendo? Perché non riesco a capire. Cos'è tutta questa confusione, sto finimondo laggiù? Che stanno facendo? Io non... C'è il duello fra Ettore Lo Fusto e Patroclo.
E non sento proprio, qui si sono rotti i timpani. Quello con quelle molotov, con quella botta, mi ha rotto i timpani. Ma dove sta quell'imbecille di mio fratello? Ah, eccolo qua. Ah, è tutto pronto per il duello delle motociclette. Il duello fra Ettore Lofusto e Patroclo, ah. Ma com'è che quando parli tu io sento benissimo? E quando parla quello non sento niente. Ah, beh, ma quello è avvocato. Eh? Allora, Clo-Clo, non la facciamo tanto lunga. Ora che siamo soli ci possiamo pure fare una briscoletta. Che te? Mo t'ado io a briscoletta, non vedo l'ora di strippatte. Come? Ulisse non ti ha detto niente? E mica farei sul serio, spero. No! Che finta! Mo te ne accorgi com'è divertente il coltello mio. Namo, monda! Oh, un minuto, metti via il coltello, non fare la carogna, eh? E poi, fino a che c'è piede a terra, non puoi tirare. Lo so, conosco le regole. Parti! E che comandi tu? Quando voglio io. Chi è? Minchi! Thank you.
tempo dietro, dottor Rimorchio. Crede di essere un lampadario. Fatelo scendere. Ma poi noi come ci vediamo? Già. E quest'altro, si è calmato? Sì, si è calmato. Sta buono. Sto buono perché sono legato come un salame. A Ulisse, quando esco, se non mi dici subito la verità, ti faccio sventolare i mortacci tua. Ma te l'ho già detta la verità. Chi l'è stata tutta colpa è Clovaro, guaglione. Si è voluto mettere in mezzo per forza. È tutto per amore tuo, Giuralo. Ma te lo giuro. Te lo giuro, coppa di mia mamma, Aspetta, devo farti un'ambasciata da parte dei due re. Vorrebbero che scordassi il piccolo screzio che c'è stato. Fate la pace, rimettetevi assieme e vendicate Clo-Clo. Hai capito? Mannaggia, diavolo. Potete entrare? Entrate, venite avanti, venite a fare un numero, cazzo, sta pure un riflettore. È un regaluccio di Rebecca Resegone. Cercate di consolarla a Chist perché stanno poco ammosciato. Fate voi. Che facciamo? Spogliate, no? Che aspetta? Ah. E mo che fate? Le spogliate? Ma che siete matte? Andate via! Legato come sono, mi fa pure male. Oggi non c'è niente da fare. E poi, rispettiamo la memoria. Che peccato. Meglio così, va cocca, sino sa che traffico questo per sfasciarlo. Una buona volontà c'è stata. Volevano consolarti di Clo-Clo. Paro guaglione che brutta fine. E pensare che quel fedente di Ettore è ancora in vita. E che vita che fa... Tieni sete? Sì, io però c'ho sete di sangue. De quel porco. Radura i ragazzi mia. Cherubino, Nuvoletta, Latte e Miele, Rondinella, Porcino, Bibi. Statemi bene a sentire, tutti quanti. Qui dei muscoli ce n'avevo a strafotte. Quindi quello che ci vuole è il cervello. Una mente sola capace di pensare per tutti. Beh, non ti preoccupare per la mente, vero? Perché la potrei fare io, non so, mio fratello, capito? Io magari, ma... Se la mente siete voi, io non faccio il braccio, ma il braccetto. Ma che pessimo elemento. Ma serpe nel seno ci siamo. State zitti. Oh, scusa, dici, scusa, stavamo un momento per... Il cervello sarà eletto democraticamente. Sacrosanto, certo, proprio, ma che carità. Non fa una piega il ragionamento. Quello che... Ma quello che dico io è legge, chiaro? E un paio di cosette ve le dico subito. Primo, chi si mette a discute o non obbedisce all'ordine mia, gli do tanti di quei cazzotti che poi lo possono usare pure come concime. Secondo, chi c'ha un po' di strizza, se ritiri subito. Io me ne vado. E lo dico per bene suo, perché se si ritira quando sono cominciati i fuochi, io lo spello vivo. Mamma mia bella. Mi sono spiegato bene? È tutto chiaro? Adesso ci vuole un'idea per entrare alla troica, senza dover fare la breccia di porta pia. Scusate, Sora Kill, se permettete, io un'idea modestamente ce l'avrei. Ah, bravo, bravo. Pronto per voi, dottor. Vieni. Ah, grazie, dottor. Buon viaggio. Arrivederci. 10 lire, stupezzente. Thank you.
fa una cosa in pace. Dai, non risponde, sto nuda. Ma chi vuoi che te vede? Il telefono, no. Mica la televisione. Hai visto mai? Pronto, sì, sono io. Chi? Ulisse! Spione! E hai pure il fegato di telefonarmi. Cosa vuoi? Come? Riparare. Non mi fotte più, sai. Guardone! Bambina, sono affari. Cosa? Guarda che se non c'era quel benedetto camion, Cloclo mi mandava all'altro mondo. Come? Che tipo? Una Rolls Royce? Vedremo. Va al diavolo! Oh, bambina, una Rolls Royce! Ma come? Preferisci un'automobile a me? Oh, ma ti fotteste già tre fratelli, sai? E con questo? Beh. Quanti siete? 50 e 18 cugini. Ah. Ecco qua, guardate, libretto di circolazione, assicurazione internazionale, quadriangolo. Ah, anche bastano poche scolorine per cambiare un nome, eh? E per chi me la regali? Gesù, l'ha già rubata per voi, sperando la vostra clemenza. E sul vero io non posso più contare, stanno guaiate assai. Finiti sono. E così, quando la nave affonda... I sorci se ne scappano, vero? Purtroppo. E poi in confidenza... Io sono un sorcio prudente, sempre dalla parte del più forte. Poi dici, ma la verità, ma io che me ne faccio stu tramvai? Voi, Don Ettore, scusate, ma voi mi ci vedete a me spaparanzato dentro questa meraviglia? Ma chi sta benzina ci vorrebbe una pompa personale. E con stipendio mio, che posso fare? 200 o 300 metri al massimo? Allora, Don Ettore, l'accettate? Ma vedremo, per ora la metto dentro. Telefonami domani. Troverò un lavoretto per te nel mio giro. Grazie. Grazie assai di nuovo. Voi siete un benefattore. Per questo lo sai in mano. Benedetta la mammetta vostra che va fatta. A un triangolo, Don Ettore. Un triangolo. Sei tu il povero Ettore? Vuoi fare un brindisi, sorellina? Bevi. Se tu vedessi queste carte, ti verrebbe la tremarella. Ah, scocciandra! Non mi rompi le scatole. Ma buttale quelle carte. Le mie invece sono bellissime. Ho in mano quattro assi e una matta. Oh, c'è anche un uomo. Giovane, bello, potente. Ah, bene. Se c'è intenzione matrimoniale, pure alla dote ti faccio. Basta che ti porta via con queste carte di malaugurio. Viene per rovinarci. Sta con altri uomini. Finocchio. Che ste ragazze d'oggigiorno mi rovinano la piazza. La morte si avvicina. Corna ti faccio. Presto, fuori ragazzi, svegli, una parola, siamo tutti ritorcinati, ma sappiate di che, mio o tuo? È tuo, il mio, ecco, lo riconosco dal profumo. Sbrigatevi, state zitti, che se ci sente Ettore ci rompe, e se non famo presto, Achille ci spezza. Mi sono tutta addormentata. E svegliate, se dobbiamo andare a aprire il cancello. E muovete. Io l'attacco. Senti, forza, senti. Basta, Cassandra, basta! Tu vuoi sapere l'avvenire e te lo dico io, ecco. Il predestinato crede di saperlo distruggendo le carte. Sì, perché il mio avvenire io lo conosco ed è quello di uscire domani con una macchina che ha le sette meraviglie. Sopra ci carico Elena. E lo sai dove vado? Da quel tartufo del Conte Mercurio. Lo faccio rimanere a bocca aperta, quel sacrestano. E anche il cardinale Giove faccio rimanere con la bocca anche losata dalla paura. Perché gli dirò qua, un batata tante di quei piccioli da farmi diventare l'onassis italiano. Oppure vi combino uno scandalo che fa crollare San Pietro, minchia. Chi è? Amici. Il giovane bello, forte, potente.
Addio, ti sei rotta la bottiglia. Ma che peccato, l'ultima che potevi bere. E voi che fate qua? Andate via! Andate via! Santa Rosalia, lo dovevi lasciare a me, pezzo di cretino! E atturategli la bocca qua a Befana, chiudetela in qualche buco. Ma sgrazzoni, cosa volete farmi? Tutto meno quello che pensi. Non ci speranno nemmeno. Avanti, sistemate la carrozzeria, di sta casa ci deve rimanere soltanto un chassis, Ce pensavo noi. È lavoro nostro, chi? Lasciatemi, mermidoni. Addio, fata. Conservate bene. Nuvoletta, che rubino, andiamo. Ettorino, aprimi. Ettorino, aprimi. Andate via, bella colonna. Continuate sui frati, devo il permesso scritto. Vadi. Guardi, lei mi deve credere, questa è la prima volta. E anche l'ultima, siamo dello buon costume e dobbiamo bruciare tutti i focolai del vizio. Vadi, e faccia la cura di una grande. Sono già dimagrito 20 kg. Scusi, ma il signor Ettore dov'è? L'avete arrestato? No, 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 anzi, l'abbiamo nominato assessore ai casini. Vadi, sorella, vadi. E c'è, pensare gli scioperi, vengono a importunare la gente per bene. Zitto, signora, ma quale signore? Io sono il commentatore Filippetti. E vadi via, commentatore Filippetti. Ma fatti in parola lei, segua sua moglie. Segua. Ma che moglie? Guardi che lei non ha capito niente. Ma caccia forte. Vediamo se stavolta riesco a non far entrare nessuno. Vieni, vieni da fare doccio tua, bella picciotta, che finalmente l'ora è venuta. Ah, è venuta, e che osa, speriamo bene, io non ci credo più. E qua con te mi pare che andiamo avanti a forza dei rinvii. Vabbè, una aspetta, si adatta, ma non si combina mai. A paride, fosse un poco ricchione. Allora, vado tutto muto. Via detto Nino! Il colone del nonno, redenzione del crocetto! Famolo più intimo, ragazzi, abbassiamo la luce! Che penso io! Elena! Siete in trappola! Menelao, meno male che sei arrivato! Che dici, meno male che sei arrivato? Andatevene via subito io! No! Non lo farei se fossi... Minchia, chi arrivò, Satana? Oddio, Paride! Paride! L'hai ammazzato! E com'è possibile? Questa è caricata a salve! Paride, rispondi, Paride! E allora com'è morto? Non è morto. Si è cacato sotto dalla paura. L'hai trovata! L'hai trovata! L'hai... Ma che l'avete ammazzato? L'hai trovata la cascioforte. Niente paura, amico. Avevo un conto da saldare. Andiamo, Menelao? No. Anche io ho qualcosa da chiarire. Vai. D'accordo. A dopo. E adesso a noi due. Uè, ma che state facendo? Come? Stiamo cercando di aprire no, la cassa. No, questa deve essere consegnata, lo so io. Ulisse, pensaci tu, io... Pensateci voi, va. Fate chiaro, Forza. Siamo attenti. Fate chiaro, forza. E mo damo una bella scartata all'ambiente. Prego, Cherubino. Via, nuvoletta. Al volo, latte e miele. Usignolo, l'arredamento per giardino. Che c'è? Il colpo di stato? Ci siamo riusciti. Ma quale colpo è colpo? Sei tu che sei rincoglionito. Ah, meno male. Avanti. Sì, avanti, qua. Avanti, forza, non dormite. Un momento che scherma. Dopo che non ci vedo, sti occhiali sono scuri. Poi è notte fonda, facci da presto, forza. Piano. Sono riammazzati, tanto che ce l'ha di mezzo, sono sempre io. Guarda, tira su. Toni questi. Come pesa? Ai. Elena era prigioniera di quei brutti. Tra pari di lei non c'è niente. E tutte le altre cose che hanno detto contro mia moglie, stammi ad ascoltare. Sono tutte delle cretinate, delle mascalzonate, delle idiozie, delle fandonie, dette apposta per mettere zizzania fra me e te e sulla nostra famiglia. Ora ne abbiamo avuto la conferma. È vero, e poi sono stato rassicurato. Da chi? Da Elena. Ah, beh, allora... Amore, pizzipoglio. Ma guarda com'è ridotta sta bagnola, Ma che cavolo ci hai fatto? La guerra di Troia? Non ti preoccupare, ho già pensato di comprartene una nuova al prossimo anniversario. Per le corna d'argento? Sì, dell'animaccia tua. Dove siete, Sulle mani! È uno. Che sei tu?
Ah, mamma mia bella! Che sei tu? Parla! Parla o te schiaccio sul muro come una zanzara! Se ci si mette col fucile, io mica ho sparato! E male faciste, perché io invece sì! Ma che sei morto? Ora ti circondo! E ti impallino come un tozzo! E non te la che scappi! A scappi io per Oddio, ma che cosa? Ma che cosa? Dove sei? Aiuto, aiuto! Vittorino, aprimi! E questa lira di Achille, mi fai ridere con quella vocina di femminello! Pace! È Toruccio, pace! Ti impallerai, eh? E ringrazia che sogno ubriaco, sono morto eri! Vieni qua, fedoso! Il tallone! E io lo scorciatoio, vecchio! Morto sei! Le vertigini! Le vertigini! Scusate, signor Menè, signor Menone, i manager, devo partire. Come vai via? Eh sì, ho ricevuto un telegramma dal paese mio e là stanno succedendo cose pazze, io sono in pena. Ma tua moglie ti ha lasciato? No, no, sentite qua. Mo vi leggo il telegramma. Torna subito, stop. Casa invasa da proci, stop. Penelope. Io poi volesse sapere che sono sti proci. Quello ormai stanno dappertutto. Guarda però che non si dice proci. No, 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 no. Questi sono proprio proci con la P. Proci? Che stanno? Ah, e saranno degli insetti. Comunque cercherò di tornare al più presto. Va bene. Poco. Arrivederci, salutarmi a tutti quanti. Presenteremo. Anzi, tanti ossequi pure la va signora. Va bene, grazie tanto, basta che te ne vai. Sono contento che se ne va questo, figurati. Ma perché? Perché non è simpatico. È un bravo ragazzo, fedele. No, perché ho un'idea. Perché ci sta uno di quelli della banda di quei ragazzi lì, quel bassotto, lo vorrei assumere. A proposito, ma dove sono andati a finire quei altri? Stanno là sopra in camera, stanno facendo, sono ragazzi. Ma che ridi a fare? Stanno con Bribriecca, la cavano loro tutti quanti ammucchiati, tutti quanti lo sono passati, ho sentito, e mia mano dove sta? No, quello è il figlio mio, e allora venga anch'io. Ah sì, ah bravo, e con chi stanno? Con Bribri e Cricri. Come dice la mano? Con mia mano sta passando. Con Bribri e Cricri stanno. Elena! Elena! Scusate, noi altri volemmo sapere se ci facete lavorare o no. Signor, torniamo a Perugia. E beh, certo, mica siamo avvezze a stacco le mani un mano, cocchi, eh? Non vi preoccupate che fra poco di lavoro ce ne sarà anche troppo, vedrete. Ehi, calma, calma. Pronto. Bravo Agamennone, la cassaforte è qui, ma adesso si tratta di aprirla. Ma come scassinarla? Siamo mica dei ladri. Qua bisogna trovare la combinazione. La combinazione? La combinazione. Pare che si tratti di una parola di quattro lettere. Potrebbe anche essere una parolaccia, dato l'ambiente volgare da cui proviene. Sì, sembra che sia una parolaccia. Una parolaccia? Ma che, non risponde, non si capisce niente. Deve essere successo qualcosa tra Menelao e la moglie. Ah, Elena, ma tu l'hai mai vista questa Elena? È graziosa, è bellina? Beh, è un po' più che bellina. È proprio un gran pezzo di... Come hai detto, scusa? No, voglio dire, insomma, che è quello che si dice il classico pezzo di... Grazie, no, non serve più, no. Sì, era proprio di quattro lettere, sì. No, non era il caso, non era la cosa. Grazie. Oggi, 29 agosto 1971,
viene posta la prima pietra di un pio complesso residenziale con piscina, tennis, scalopatoio, sauna, minigolf per dare un confortevole alloggio alla classe più bistrattata e contestata, quella dei datori di lavoro. Prego. Eccoli, lì nel buchino lei. Fusta. Cala, cala, cala. Bravi, bello, bello. Bravi. Venga, Minenza. Andiamo pure. Andiamo. Dai, dai. Bevo sta aranciata alla faccia di chi ha pagato. Se ne sentiva proprio. Meravigliosa manifestazione. Finenza, allora si può dire, mi pare che tutto è andato a fin di bene. Benissimo. Quod erat in votis. Ah, Eminenza, se permette, domani vorrei parlarle di un certo affare, di un tale che è scappato all'estero. Chi? Un certo Enea. Ah. In nome di Padre, Spirito. Spirito, sì, va bene. Lei è il ministro delle partecipazioni statali. Sì. Chissà quante feste parteciperà ogni giorno. Beh, non sempre è piacevole. Davvero? È raro trovarci una così bella signora. Grazie. E oggi che inaugura di bello? La casa della ragazza madre. E potrei venirci anch'io? Ma ne sarò la madrina. Allora andiamo. Ecco. Oh, sono così emozionata. No, perché vede, eccellenza, a me sto problema delle ragazze madri mi ha sempre molto interessata. Non perché io, vero, mi sia mai trovata nel caso, per carità. Ma c'era una mia cugina di Pescasseroli, era che... Beh, insomma, poi le spiego. Sì. Speriamo che tua moglie si comporti come si deve. In che senso? Beh, che non molli subito. Non credo. L'ho istruita a dovere, ha capito che queste sono corna serie.